Oltre 1.700 giovani talenti provenienti da tutta l'Italia attesi in città per la sesta edizione del concorso musicale nazionale Musica al Museo, che si terrà dal 27 al 30 aprile, promosso dall'associazione musicale Musicamente. Con il patrocinio per il secondo anno consecutivo della Commissione nazionale per l'UNESCO e per la prima volta del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Un concorso musicale riconosciuto dal Presidente della Repubblica con un montepremi di 10.000 euro presentato nel corso di una conferenza stampa. 4 giorni di audizioni e concerti all'Istituto Musicale Vincenzo Bellini, alla Biblioteca Scarabelli e al Teatro Regina Margherita, che ospiterà la serata di gala. Sono felice che mercoledì iniziamo questa maratona lunga 4 giorni, e ancor di più perché dopo, diciamo, grandi sforzi e grandi sacrifici siamo riusciti ad innalzare ancora di più il livello artistico e culturale. Verranno 26 commissari da tutta Italia e dall'Europa. Sono felicissimo di avere tra i commissari il maestro Sandor Caroli, direttore dell'orchestra del Teatro di Vienna, direttore dell'Università di Vienna. E sono felicissimo di avere tra i commissari Alexei Galea, noto direttore d'orchestra, musicologo, laureato ad Oxford e pianista, laureato a Mosca. Quindi diciamo che il livello culturale si è innalzato ancora di più. Devo essere grato nei confronti degli organizzatori nel darmi questo piacere e questo onore di presiedere a quello che è il comitato che detta la pianificazione strategica del concorso. Il concorso che è nazionale attualmente ha raggiunto risultati veramente di eccellenza, ma stiamo già progettando il settimo concorso che desideriamo diventi internazionale. Dobbiamo internazionalizzare questo concorso perché ha il livello di maturità tale che può consentire di superare i confini nazionali. Tra le novità di quest'anno anche il gemellaggio con il concorso internazionale musicale Città di Scandicci di Firenze, una manifestazione che di anno in anno richiama l'attenzione su Caltanissetta. Questa manifestazione ha avuto importantissimi patrocini, importantissimi riconoscimenti e mette Caltanissetta al centro non soltanto di un'esperienza culturale e formativa importante dal punto di vista della propedeutica musicale, ma la mette anche al centro dal punto di vista organizzativo, il che vuol dire che le nostre maestranze, sia dal punto di vista tecnico che appunto dal punto di vista artistico e culturale, sono veramente importanti e sono nelle condizioni di fare di Caltanissetta un punto di riferimento rispetto a questo genere di concorsi.